Bruno Editore presenta Il corpo e la mente. Viaggio tra soma e psiche per ritrovare il tuo benessere fisico attraverso l'equilibrio mentale. Di David Cardano. Introduzione. Carissimi lettori, con questo ebook desidero condividere con voi tutti i segreti della relazione corpo-mente e mente-corpo, argomento a me molto caro. La grande relazione tra mente e corpo è ormai nota a molti. Meno nota invece è la relazione tra corpo e mente. Nei capitoli che seguiranno, vi guiderò nel viaggio descrittivo di come il corpo influenza la mente. Così come la mente influenza fortemente il corpo, anche il corpo influenza la mente in misura notevole. Per influenza intendo la capacità di creare sensazioni, emozioni, salute, benessere, armonia ed equilibrio. Se il corpo e la mente sono utilizzati in modalità funzionale ed efficace, ma anche di creare esattamente il contrario, nel caso in cui sia il corpo e la mente siano utilizzati con modalità disfunzionali e inefficaci. Non per nulla da migliaia di anni le frasi «ciò che è in cielo è in terra e ciò che è in terra è in cielo» o anche «come è in alto è in basso e come è in basso è in alto» rendono molto bene il concetto di relazione mente-corpo e corpo-mente. La mente e il corpo si possono quindi influenzare reciprocamente. Ciò che si pensa può influenzare il modo in cui si sente a livello fisico e il contrario è ugualmente vero e molto potente. Il nostro corpo parla alla mente e la mente parla al corpo in un continuo dialogo. Questo dialogo, se efficace, crea una sorta di circolo virtuoso, ma se inefficace, creerà un circolo vizioso. Sta a ognuno di noi la responsabilità di raggiungere la virtuosità o la viziosità del suddetto dialogo. Noi siamo per la maggior parte il frutto delle nostre azioni e dei nostri pensieri. La nostra salute e il nostro equilibrio psicosomatico e somatopsichico sono sotto la nostra responsabilità e potere personale. Chi si discosta da questo filone di pensiero, largamente condiviso, crea un'azione di deresponsabilizzazione dove si imputano a fattori esterni, da noi non gestibili, le motivazioni di scarsa salute e scarso equilibrio. Più facile, ma davvero poco utile. Per tutti coloro che invece scelgono di dire a se stessi che la loro salute e il loro equilibrio sono gestiti dal proprio potere personale e si rendono conto di esserne responsabili, con la lettura di questo manuale potranno avere consigli e informazioni utili e interessanti per una buona qualità di vita. Tutto ciò che leggerete funziona, ma per farlo funzionare è necessario impegno, costanza, continuità, determinazione e pazienza. Ogni giorno un piccolo mattone messo sopra un altro piccolo mattone creerà una casa solida, forte e resistente. Ogni giorno, per far sì che il fuoco del camino non si spenga, è necessario portare al camino un pezzo di legno. Questo è quanto è necessario per far sì che le tecniche e i consigli che vi descriverò funzionino e siano utili. Ogni giorno organizzatevi per ritagliarvi del tempo per applicarli. Bastano anche soltanto 15 minuti mirati. Solo con applicazione costante e quotidiana arriverete dove volete arrivare e otterrete ciò che desiderate ottenere. Anche applicarsi un giorno sì e uno no può essere efficace. Dipende da voi. Voi siete i padroni del vostro corpo, anche se molti ancora non se ne rendono conto. Ora, se siete ancora qui dopo quanto vi ho comunicato, è perché avete scelto di proseguire e siete consapevoli dell'impegno che questo obiettivo richiede. Siamo dunque pronti per il nostro viaggio dal corpo alla mente. Continuate la vostra lettura. Le mie parole scritte vi guideranno